Buongiorno, siamo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con la dottoressa Lorenza Putignani. Dottoressa, buongiorno, grazie di essere con noi. Oggi parleremo di genomica, metabolomica, omica, quindi termini un po' difficili con cui ancora non si ha molta dimestichezza, ma con cui si dovrà invece averla, perché stanno cambiando completamente l'approccio alla diagnostica e alla terapia di moltissime patologie. Ci racconta un po' questo mondo, tanto per inquadrarlo, e poi vedremo per quali patologie e che percorsi per i bambini. Il mondo delle omiche è ancora un mondo parzialmente sconosciuto in medicina. È molto noto in ricerca di base, ricerca traslazionale. Si utilizzano di consuetudine discipline quali la metabolomica, la genomica e la proteomica per studiare sia il contenuto genico delle persone o di altri organismi in questione, sia tutto il comparto, diciamo, dell'espresso, quindi i metaboliti e le proteine. Quindi potete immaginare come questo rappresenti una rivoluzione, ma non temporalmente molto lontana, perché si è già lavorato moltissimo a livello di ricerca di base ed ora si è pronti per trasferire i contenuti e quello che si è scoperto in ricerca di base all'applicazione più diretta, che è un'applicazione diagnostica ed è un'applicazione clinica in medicina. Quanto è importante che valutare la parte della nostra genetica, quindi il genoma, con anche invece l'esposoma, quindi quello che è in qualche modo l'ambiente, con quello con cui veniamo a contatto, con gli stili di vita, con l'alimentazione, con quant'altro, perché chiaramente l'interazione è importante ed è importante studiarla. L'interazione in questa nuova accezione di medicina moderna è fondamentale, quindi tutto quello che è genoma, contenuto genetico che porta a malformazioni, a malattie genetiche o a stati normali di salute, in realtà deve vedersela poi con tutte le sollecitazioni esterne dell'ambiente, quindi parliamo di dieta, ovviamente, di attività fisica, di esposizione a radiazioni, esposizione ad agenti esterni, ed è chiaramente implicito ed è molto importante capire come questi agenti modificatori modifichino il contenuto genico fino a quello che effettivamente poi è negli nostri organi, nei nostri fluidi, e che è stato controllato per poi essere tradotto. Quindi diciamo che la nuova visione olistica della medicina è fondamentale, perché l'individuo, e quindi l'individuo con tutti i suoi miliardi di geni, di microrganismi al suo interno, si poi confronta con l'ambiente esterno. Parliamo di microbioma. Sicuramente negli ultimi tempi si è pensato, ipotizzato anche che potesse essere coinvolto, e probabilmente lo è sempre più, in sempre più patologie. Abbiamo visto recentemente anche i primi trapianti di microbioma per alcune forme di diarrea resistente, e comunque la possibilità di studiarlo e di utilizzarlo in qualche modo è la frontiera del futuro, probabilmente. Questa è una domanda molto importante. Nel microbiota risiedono molte delle cause delle patologie umane. Da questa altissima interazione tra contenuto genomico del nostro corredo genetico e contenuto metagenomico dei batteri che sono nei nostri microbioti, perché poi ce ne sono tanti, chiaramente risiede tutto il nostro percorso di aging, quindi da quando siamo nella pancia della mamma fino a quando siamo nella senescenza. Le conoscenze ora sono molto avanzate, quindi su composizione, meno su attività del microbiota, e in questo momento è più che mai attuale il cosiddetto FMT, cioè la Fecal Microbiome Transplantation, e si stanno già redigendo le prime regolamentazioni operative su campo, ad esempio nell'ambito del trapianto fecale per affezioni batteriche a carico di Clostridium difficile. Quindi questo modello, che è già stato, che è molto avanzato in Italia, verrà poi via via trasferito ad altre patologie, alla presenza di altre infezioni cosiddette MDR, cioè multi drug resistant, verrà esteso a condizioni anche in pediatria, anche se con molta più delicatezza e attenzione per gli stadi di sviluppo del microbiota implicito, ma è una frontiera non in divenire, anche qui non lontanissima ma molto prossima, e già presente nel caso del Clostridium difficile.
nel momento in cui ci sia una diagnosi difficile, complessa, di poter avere delle informazioni in più. Ecco, vediamo oggi che tipo di informazioni in più avete, per quali patologie, per quali bambini. Le informazioni che ci provengono dallo studio del microbiota sono delle informazioni che ci permettono di vedere come modificazioni e alterazioni del microbiota stesso possono avere un effetto su alcuni stadi del bambino durante una malattia. Quindi questo è, per esempio, anche in condizioni di patologie molto gravi, e di patologie croniche. Purtuttavia, questo può essere correlato, se non ad una guarigione nell'ambito di quella patologia, ma a quello che si chiama un meccanismo di ameliorazione della patologia stessa, quindi una terapia del sintomo, un miglioramento delle condizioni di vita, cercando di spostare anche l'amministrazione, la somministrazione di una dieta in funzione di quello che il microbiota ci indica per quella patologia. Ecco, passiamo proprio alle singole patologie. Su quali vi state concentrando, per quali bambini oggi ci sono delle opportunità già concrete? Noi abbiamo lavorato da 5 anni a questa parte, oltre allo sviluppo di modelli di microbioma, abbiamo lavorato storicamente, abbiamo iniziato a lavorare in ambito di fibrosi cistica, con l'unità di fibrosi cistica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Abbiamo lavorato sulla steatosi epatica, sul fegato grasso, e abbiamo lavorato sull'artrite idiopatica giovanile, cioè una malattia infiammatoria non direttamente correlabile con alterazioni intestinali, ma incredibilmente molto correlata invece con le alterazioni del microbiota. E abbiamo lavorato moltissimo in collaborazione con l'Unità Sapienza, con l'Università Sapienza, su patologie e sindromi intestinali infiammatorie. Quindi con questo si ha molta esperienza e i dati sono molto molto importanti. Una piccola gittata sul futuro, in conclusione, su cosa vi state concentrando, quelli che vi sembrano gli obiettivi più raggiungibili in tempi brevi, diciamo. Quello che noi vorremmo adesso produrre è uno strumento. Noi siamo dei laboratoristi, lavoriamo a stretto contatto con i clinici, dobbiamo fare quello che i clinici ci chiedono, siamo al servizio della clinica, come si dice. Il nostro prossimo step sarà quello di produrre uno strumento diagnostico a tutti gli effetti per descrivere e per definire i vari microbioti nelle varie patologie. Allora, buon lavoro, aspettiamo notizie a breve. Grazie, grazie mille, dottoressa. Grazie a lei.